Buongiorno ragazzi, eccoci qui alla nostra seconda puntata delle nostre lezioni di religione. Dunque, come vedete, per iniziare questa seconda puntata ci siamo trasferiti in un museo. Questo museo è il Museo di Storia Naturale di Vienna. Perché siamo qui a Vienna? Beh, è molto semplice. Questo museo nasconde uno dei gioielli della storia delle religioni. Cercheremo di scoprire a breve di cosa stiamo parlando. Forse qualcuno di voi già lo sa. Forse qualcuno di voi, negli anni di scuola precedenti, ha già incontrato questa statuetta. Esatto, si tratta di una statuetta particolare. Una statuetta che ci porta indietro nel tempo, in un periodo che va tra il 30.000 e il 25.000 avanti Cristo. E la statuetta è questa. La riconoscete? Sì, sicuramente qualcuno di voi ha già la vista. Che cos'è questa statuetta? Questa statuetta è la raffigurazione della prima divinità della storia umana. La prima divinità. Ora noi cercheremo di approfondire la conoscenza di questa divinità, come è entrata nella storia della religione e soprattutto perché è stata la prima a essere raffigurata. Per fare questo però incominciamo a ricreare il contesto storico nel quale ha avuto luce questa statuetta. Abbiamo letto che il periodo è tra il 30.000 e il 25.000 avanti Cristo. E quindi eccoci insieme ai nostri progenitori che, come vedete, lavorano prevalentemente andando a caccia, sono nomadi, si rifugiano nelle caverne. Tutti questi elementi sono importanti, hanno già anche un'abilità significativa nel costruire utensili. Dicevamo appunto, tutti questi sono elementi importanti. Questi nostri progenitori come hanno pensato alla divinità? Ecco, la prima divinità a essere raffigurata da loro è quella che noi chiamiamo la Dea Madre. Bene, incominciamo a analizzare allora questa statuetta. Certo, vedendola all'inizio ci potrebbe fare un po' sorridere, ha delle forme e delle dimensioni certamente un po' imbarazzanti. Ma se superiamo questo momento di giusta ilarità, ci accorgiamo che significato profondo riveste questa statuetta nella storia della religione. Incominciamo ad analizzarla. Vediamo il capo di questa statuetta, ricoperto con un copricapo tipico del periodo. In altre sepolture esattamente questo copricapo è stato ritrovato. Certo, ciò che subito abbiamo notato sono questi seni enormi, questo ventre enorme, queste gambe robuste. Come mai una figura così è diventata la prima divinità raffigurata nella storia umana? Vedete, questa statuetta che noi giustamente chiamiamo Dea Madre raffigura esattamente la Madre Terra. E adesso sì che possiamo capire il significato di queste forme così enormi. Incominciamo. I seni grandi. Beh, tutti noi, più o meno tutti, siamo stati allattati dalla mamma quando eravamo piccoli. E proprio l'allattamento è l'elemento importante per capire il significato simbolico di questa statuetta. L'allattamento è il cibo necessario al bambino per crescere. E se questa divinità è la Madre Terra, come la Terra dona cibo ai suoi figli? Beh, certo, con i frutti della terra, con gli animali che la terra generosamente offre per la caccia dell'uomo.
Questi semi grandi indicano allora il desiderio di questa madre di nutrire abbondantemente i suoi figli. Si preoccupa dei suoi figli. Non li lascia da soli, senza cibo. E quindi il primo elemento simbolico importante è, in questa statuetta, è il desiderio della madre terra di cibare i suoi figli. Questi semi grossi sono proprio questo. E il ventre? E il ventre grande? Beh, il ventre grande ci ricorda il momento nel quale anche voi eravamo nella pancia della mamma. La madre terra custodisce i suoi figli dentro di lei, esattamente come una mamma. Li protegge, dona loro uno spazio per vivere. Questo elemento legato all'idea della maternità lo ritroviamo anche se qui dobbiamo spingerci un pochino, lo ritroviamo anche negli organi genitali molto sviluppati. Ed è anche questo un elemento importante simbolicamente, perché ci dice che questa prima divinità riguarda l'idea della fecondità, della vita che nasce. E questa è un'immagine bellissima, ragazzi, perché ci dice che i nostri progenitori, pensando alla divinità, hanno subito pensato alla cosa essenziale, e cioè la vita che nasce. Per loro la divinità era qualcosa che riportava l'idea della vita. E se scendiamo un poco, vediamo queste gambe così robuste che danno un'idea di solidità, di forza, proprio per dire: guarda, sei in buone mani, la terra sostiene la tua vita, la madre terra sostiene, protegge, nutre la tua vita. Capite anche voi, ragazzi, che siamo di fronte a una meraviglia nella storia della religione, a qualcosa che ci allarga il cuore e ci fa pensare alla divinità subito in relazione alla vita buona. Certo, non con elementi di paura, di timore, ma con questa speranza di essere accolti, abbracciati quasi, dalla madre terra. E dicevo esattamente questo: accolti, abbracciati. E qui passiamo al secondo elemento interessantissimo, e cioè la scoperta di alcune sepolture che hanno tutte una caratteristica fondamentale: la posizione con la quale il defunto veniva seppellito. Se voi notate, guardando queste immagini, subito capite che la posizione del defunto corrisponde esattamente alla posizione del bambino nel grembo della mamma, mentre sta crescendo, il bambino in posizione fetale. Anche qui siamo di fronte a qualcosa di meraviglioso. Il momento della morte, paradossalmente, ci parla della vita. Il defunto veniva sepolto in posizione fetale nel grembo della madre terra per rinascere. Ragazzi, stiamo parlando di qualcosa di più di 30.000 anni fa, eppure già c'è quest'idea. Deve esserci qualcosa oltre la morte, la vita non può finire semplicemente qui. Ma il modo con cui i nostri progenitori ci comunicano questa loro speranza è veramente un modo poetico, bellissimo. Parlano della vita nel momento della morte e non mettono semplicemente il defunto sdraiato come se stesse dormendo, ma lo mettono nella posizione che a noi 32.000 anni dopo ci richiama l'idea della vita, per essere sicuri che la capivamo questa loro idea. Pensate, questi scheletri con la storia che hanno dietro, questi scheletri che sembrano trasmetterci solo idea di morte, in realtà sono testimoni di una speranza forte. La vita non finisce con la morte. Mettiamo insieme allora il primo elemento, quello della statuetta, con questo elemento delle sepolture e vediamo che in entrambi i casi arriviamo sempre allo stesso punto. L'idea della divinità è l'idea che ci riporta alla vita, alla speranza nella vita buona.
Questo elemento ci viene confermato dal ritrovamento fatto a Vico Fertile, un paesino vicino a Parma, dove è stata ritrovata proprio una sepoltura di una donna con vicino accanto a sé la statuetta della Dea Madre. E dove ce l'aveva questa statuetta? Ce l'aveva vicino alla bocca, come se la stesse baciando. Vedete quello che dicevamo nella nostra prima, nel nostro primo incontro, la nostra prima lezione, che c'è un elemento affettivo importante nella religione. Vita, amore, stanno insieme. Sono elementi fondanti della religione. Questa sepoltura di Vico Fertile, quindi, ci dimostra che la fede nella Dea Madre, il momento della sepoltura, era un tutt'uno, era un tutt'uno. Non erano momenti separati. Come ultimo elemento ancora legato all'idea della Dea Madre è quello di andare a vedere adesso forse il primo spazio sacro dell'uomo. E il primo spazio sacro era la caverna. Avete presente quanti meravigliosi graffiti ci sono nelle caverne? I nostri progenitori nelle caverne ci stavano certo anche per proteggersi dal freddo, dagli animali, accendevano i fuochi per scaldarsi, per mangiare, ma come sempre a noi esseri umani non basta semplicemente una vita nella quale le cose pratiche sono soddisfatte, abbiamo bisogno di qualcosa d'altro, e questo qualcosa d'altro ad esempio è l'arte. Ammiriamo questi graffiti stupendi che i nostri progenitori hanno disegnato, colorato, guardate che colori stupendi, colorato nelle caverne. Perché? Abbiamo detto che la caverna probabilmente era il primo spazio sacro. Beh, se vi ricordate, la statuetta aveva un grande ventre. La caverna simboleggia esattamente il ventre della Madre Terra, dove la Terra ci accoglie, ci custodisce, ci protegge. Questo luogo sacro veniva arricchito di questi bellissimi graffiti che assumevano anche loro un significato simbolico. Se voi guardate, tutti questi graffiti ci richiamano animali, scene di caccia. Durante i riti all'interno del luogo sacro, prima della caccia, i nostri progenitori simbolicamente scagliavano le loro lance, le loro armi contro queste figure disegnate sulla caverna per propiziarsi lo spirito di questi animali, così che la caccia fosse una caccia buona. Voi dovete ricordare, la caccia era molto pericolosa anche. Tanti nostri progenitori hanno perso la vita durante le battute di caccia, e quindi il rito che precedeva la battuta di caccia era importante. Dava ai nostri progenitori coraggio, ma soprattutto gli ricordava che la terra era dalla loro parte, la madre era dalla loro parte. Dovevano affrontare anche questo momento di prova difficile con coraggio, con speranza. Bene, e anche per oggi abbiamo finito. Questa nostra chiacchierata, questa nostra lezione ci ha permesso quindi di vedere un primo elemento nella storia della religione importantissimo legato all'idea della vita. E ribadisco, questo è un elemento importante. Sappiamo con certezza che i nostri progenitori avevano un'idea della divinità positiva, serena, bella. Anche questa volta mi raccomando, approfondite la vostra ricerca, cercate, perché siamo di fronte a elementi importanti, elementi che, se capiti, ma non solo con la mente, anche col cuore, ci aiutano a vivere meglio anche noi oggi. Buon cammino, ragazzi!